Una questione di illegalità e di degrado che si trascinava davvero da anni a Milano. Dopo tanti anni sono state liberate le case, gli appartamenti occupati di Via Bolla. Lastre di ferro saldate a sbarrare porte e finestre. Siamo all'interno dei palazzi di Via Bolla a Milano. Qui alla mia sinistra la polizia che sta ancora presidiando, altre famiglie che devono lasciare l'area. Qui hanno ammucchiato le loro cose che verranno portate da furgoni nei magazzini. 156 appartamenti, di cui 91 occupati senza regolare contratto, sono stati liberati. Per gli abusivi delle case popolari di Via Bolla è la resa dei conti. Siamo 50 famiglie, 70 famiglie c'è ancora qui. Come avete occupato queste case? Occupato? Siamo così, la casa, dopo ni dare fuori. Sì, è entrato 10 poliziotti borghesi. Fuori, dai, vesti, ti guardiamo, dai, cambiati. Sono venuti come gli avvoltoi qua. Lei è uno dei pochi italiani che vivono ancora qui in Via Bolla? Ho 38 anni qua, come dire, occupazione senza titolo. Qualcuno di notte dalla finestra del quarto piano lancia i mobili in cortile. È il video mostrato da Milano Bella d'Addio. Via Bolla rialza la testa, si legge in quelle immagini. Mentre un secondo video mostra un'auto rubata che sfreccia nei cortili, inseguita dalla polizia. Per una scena simile, solo pochi mesi fa, c'era stata una maxi rissa tra rom e italiani, con bastoni, mazze, coltelli e 3 feriti. Noi ci domandiamo dove andranno loro. Cioè, sinceramente parlando, a me non me ne frega niente. A me interessa dove andranno gli altri italiani. Il cortile delle case Via Bolla è ormai deserto, resta la polizia tra l'immondizia a presidiare qui a terra i vetri, le finestre strappate dai loro telai, il cartongesso del muro completamente distrutto. Questo hanno lasciato gli occupanti prima di andare via. Ora a circondare il palazzo di Via Bolla per metà c'è già un jersey antiscavalco di 4 metri. La recinzione verrà completata e chiusa. La messa in sicurezza è il primo passo per la riqualificazione. Quella di Via Bolla era una questione di illegalità, occupazioni e degrado che si trascinava da anni. Il commento del ministro dell'Interno Piantedosi: la legalità è stata ripristinata.